ragazzi e benvenuti a un nuovo unboxing della Vale. Oggi apriamo insieme Toodle Dungeon, un gioco della Pegasus Spiele che ringraziamo per la copia demo. Autore Ulrich Blum. Vediamo le icone dei giochi, 10 anni in su, 45-60 minuti a partita per 2-4 giocatori. Questo si preannuncia un gioco veramente originale. Leggiamo subito sul retro, traduco dall'inglese. Un sogno che diventa realtà. Sei appena entrato in possesso del tuo dungeon. Oggi lo visiti per la prima volta e trovi un'enorme caverna. Ma un attimo, la caverna è vuota. Dov'è il dungeon? Non ci sono muri labirinto, non ci sono trappole e soprattutto non ci sono mostri a caccia di eroi. Quindi vai frettolosamente al negozio dei dungeon e poi fai un salto alla taverna locale dei mostri per ingaggiarne qualcuno. Adesso sei pronto per difendere i tuoi tesori dagli eroi invasori. Riuscirai a fare meglio dei tuoi rivali e a essere celebrato come il più cattivo Dungeon Master? Contenuto! Allora, 100 fogli dungeon, 100 fogli punteggio, 60 carte, 4 dadi, 4 pedine, 4 template per disegnare, 4 matite, una gomma, un temperino primo giocatore, un libretto delle regole e un foglio, un aiuto. Player aid. Ho letto tutto, sì? Bellissima questa immagine, ve la faccio vedere. Eccola qui. Grow your dungeon. Disegna il tuo dungeon. Rafforza i tuoi mostri. E colpisci. Picchia gli eroi. Whack the hero. Ok, va bene, siamo pronti per aprirlo. Allora, apriamo questo Doodle Dungeon. Opla, vediamo se sta la scatola, temo di no. No, allora la lasciamo giù, così, perfetto. Allora. Cosa? Il regolamento è in inglese? Sì, perfetto. Allora, sono 16 pagine in totale. Sì, ma... no, stavo pensando, sono scritte larghe. In realtà no, sono anche molto fitte, con un sacco di esempi su come disegnare il nostro dungeon, perché alla fine è questo che dovremmo fare, disegnare il nostro dungeon, creare il nostro dungeon. Ok, 16 pagine, compreso però l'ultima è una sintesi. Poi, Dubul, ovvero Dungeon Building Laws, quindi le regole di costruzione del dungeon. E sul retro le azioni, Dungeon Actions e Hero Actions. Quindi un riassunto di tutto quanto. Ok. Questo è il blocco dei fogli Official Dungeon Sheet. Dungeon e Dungeon Master. Bellissimi. Che un bloccone di fogli enorme, fronte retro, ok, vi faccio vedere, ok, qui in alto ci sono tutti i valori dei nostri mostri, quindi goblin, orchi, il drago, walls, quindi muri, se vogliamo far muovere i muri, le trappole, i tesori, carte in mano, mentre sotto è dove disegneremo effettivamente il nostro dungeon. È la prima volta in cui mi capita una cosa del genere, questa roba è fantastica. Ok, il temperino primo giocatore, veramente un temperino, fantastico, temperino, le quattro matitine, 2-4, sì, poi abbiamo la gomma, poi abbiamo questi che erano gli score sheet, mi pare, ok,
per segnare punteggi, anche questi sono fronte retro, eh? Quindi score sheet. Ok. Sì, il meccanismo è sempre lo stesso, quindi orchi, drago, cos'era l'altro? Goblin, tesori, cuori saranno punti vita. Ok. Poi abbiamo i quattro dadi. Apriamoli, sono tutti uguali. Sono tutti uguali, sì, eccoli qui. Sono dei D10. 3, 2, C, sì, sono dei D10. Eccoli qua. Tutti uguali, quattro dadi. E poi abbiamo le quattro pedine. Questo si butta. Sono tutti uguali, sì. Hanno una forma abbastanza originale. Un meeple con un cappello a punta orientale. Boh. Un po' da Saladino, mi verrebbe da dire. Che carino. Ok, sono quattro. Sono quattro. Poi abbiamo... Oh, questo sì che è interessante. Questo era l'aiuto per disegnare. E certo, mica è una gara di disegno questa, no? Quindi non è che vince chi fa il disegno migliore. Bellissimo, questo è meraviglioso. Ah, ma non è uno? Ah, ok, uno per giocatore. Pensavo fosse uno da far passare. Che meraviglia! Quindi per disegnare i goblin, gli orchi, il drago, le trappole e i muri. Quindi si metterà giù sui nostri quadratini e con la matitina disegneremo quello che troviamo dentro. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio con un retro bianco. Eccolo qui, così si vedono bene le forme. Ok. E infine un mazzo di carte gigante. Apriamo le carte. Allora, cominciamo dal retro. Sono tutte uguali. Sì, non c'è distinzione fra le carte, quindi vi faccio vedere un retro. Ok, che è lo stesso disegno della scatola. Sul davanti. Allora. Ok, sono oggetti di vario tipo e pozioni. Ve ne faccio vedere qualcuna. Poi capiremo come utilizzarli. Allora. Pozione guaritrice. All'inizio del prossimo turno l'eroe guadagna due cuori. E poi sotto tre muri e due, non mi ricordo se sono i goblin o gli orchi. Questi sono gli orchi. Quindi una carta è fatta in questo modo. Ha una parte superiore con l'effetto dell'oggetto e una parte inferiore presumibilmente con quello che dovremo disegnare. Qui la stessa pozione guaritrice ha sotto una combinazione di disegni diversi. Anche qui, sono tutte diverse. Poi abbiamo il talismano, quindi questo è blu. Tira due dadi aggiuntivi in un combattimento e rimuovi i due dadi col valore inferiore e poi determina la forza. Capiremo cosa vuol dire, ma anche qui c'è un sopra e un sotto con le parti da disegnare. Questo è uguale sopra e ha una combinazione diversa sotto e così via. Quindi sono tutte fatte in questo modo. La stessa cosa per il curse, quindi per la maledizione. Parte superiore sempre uguale e parte inferiore con la combinazione. Ok, poi abbiamo il boost, il leap, la spada del goblin, lo scudo. Diversi oggetti che troviamo. The Orc Club, la mazza dell'orco. Il Dragon's Breath, quindi il drago che sputa fuoco, ecco che veniva. Ok, poi la spada,
poison, quindi avvelenata. Ok, lascia la bomba, l'energy drink, ci manca ovviamente l'energy drink, di nuovo una spada avvelenata e some useful stuff, quindi delle cose utili. Ok, queste sono tutte le nostre carte, tantissime. Allora, il gioco presenta un po' di testo, quindi c'è un po' di testo sulle carte. E la mia edizione è un'edizione inglese. Non so se al momento in cui io sto facendo questo unboxing, se qualche editore italiano ha in programma di localizzare il gioco. Comunque, in realtà le copie per una carta sono tante, quindi sono di facile comprensione. Ok. E poi l'unica altra parte in lingua è il regolamento, direi. Ok, questo è tutto. Quindi i blocchi, i punteggi, le matite, la gomma, il temperino, fantastico. I quattro dadi, i quattro pedini rossi e soprattutto queste quattro maschere che servono per disegnare. Fantastico. Ok, quindi dove ho messo il mio regolamento? Eccolo qui, poi c'era anche il player aid. Ok. Quindi, questo è Doodle Dungeon. Non vedo l'ora di leggere, fare qualche partita. E se il gioco vale, ve lo spiega la Vale.